Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo con Manfredonia TV, questo fortunato format che si occupa della città. Ormai sono tante le voci sui possibili candidati per il Consiglio regionale, tutto il percorso che interessa i candidati si sta sicuramente delineando e sicuramente fra coloro che hanno ormai dato una certezza al proprio impegno abbiamo un altro nostro concittadino che si occupa di politica già da svariati anni. È stato candidato con le forze politiche di centrodestra e questa volta si presenta per la prima volta in assoluto come candidato al Consiglio regionale. Abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Novelli, 46 anni, artigiano, uno di quei volti cosiddetti nuovi della politica locale. Quindi lo ringraziamo per essere qui con noi. Ben trovato, Antonio. Grazie Vincenzo, grazie per l'invito e voglio salutare tutti gli uomini e le donne che ci stanno ascoltando e potranno seguire questa trasmissione, una trasmissione molto importante per far capire alla gente quali sono le problematiche che sono sotto i loro occhi e ciò che i candidati si apprestano a voler fare per cambiare questo stato di cose, che non va bene per la nostra regione, non va bene per la nostra provincia, per la nostra terra. Perché alla fine sono state tante, le promesse, tanti gli slogan, ma ogni tornata elettorale, quello che si è promesso, quello che la gente ha detto di voler fare, a ogni tornata elettorale è stato tradito. Le aspettative della gente. Quindi noi ora dobbiamo far sì che questo non avvenga più. E credo che per far questo abbiamo bisogno di dare una nuova linfa al sistema, un sistema perverso per certi aspetti. Dico perverso, utilizzo questa parola perché il sistema cerca di riadattarsi, di ricomporsi, di non perdere le proprie posizioni anche cambiando tema. Ma alla fine il cambiamento vero e proprio ci può essere da persone che vogliono cambiare un tema nonostante che il proprio DNA resta sempre lo stesso. Questa è la riflessione che si deve porre oggi la gente. Quindi bisogna andare alla ricerca più che altro dell'uomo, lasciar stare in questo momento i simboli. Chi al meglio potrebbe portare nuova linfa a questa terra che si è desertificata? Noi vediamo tutti i giorni perdita di capitale umano, noi vediamo esodi di intere famiglie di under 30 che lasciano costantemente la nostra terra. Dopo che le famiglie hanno speso ingenti somme per farli studiare, per prepararli, per portarli allo stadio ultimo dove loro poi si dovranno spendere nel quotidiano e nella loro vita per realizzare qualcosa, non riescono a trovare abbastanza riscontro e sono costretti ad andare via. E perdendo tutti questi uomini, queste donne che vengono formati dopo anni di studio, di sacrifici, è veramente un colpo alla terra, un colpo alla capitanata che perde valore umano. E questo capitale umano non lo dobbiamo perdere, dobbiamo in tutti i modi cercare di contrastare. E poi spetta comunque alla gente capire che non può venire tutto dalla politica, ma deve partire dal popolo. Il popolo deve tornare ad essere sovrano e a pensare con la propria testa e a scegliere gli uomini e le donne che li devono, rappresentare in consiglio regionale. Tu sei stato per un lungo periodo un attivista, oltre che dirigente, militante della Lega, anche se diciamo il tuo percorso adesso segue un'altra direzione, pur mantenendoti nel centrodestra. Come mai questa scelta, questo cambio, se vogliamo, di programma?
Allora, il mio programma non è affatto cambiato. Antonio Novelli resta Antonio Novelli. È tutto il mondo che cambia. Quando parlo di mondo, parlo dell'uomo del mondo politico. Prima, non a caso, ho detto che la politica si resetta, si riadatta, si rimodula in base alle percentuali di consensi che passano da un partito all'altro e da uno schieramento politico all'altro. Ai politici non interessa cambiare idea o modificare il loro pensiero, a loro interessano le percentuali di voti. Interessa conservare il proprio posto, il proprio lavoro, come ognuno di noi che svolge un'attività nel proprio quotidiano, chi fa il muratore, chi fa il professore, tutti quanti noi cerchiamo di conservare il proprio lavoro e lo fanno anche loro, anche se la politica dovrebbe essere amor della polis, interessarsi alla cosa pubblica e farlo senza alcun interesse. Beh, signori, io sono un cristiano, credo in Dio, ma credo che a Dio lasciamo il compito di Dio e noi siamo uomini fatti di carne e di debolezze. Quindi dobbiamo cercare sempre trovare e individuare l'uomo più corretto possibile, perché nessuno è perfetto e nessuno può paragonarsi a Dio. Io sono Antonio Novelli, fatto di carne e di ossa. Ho un cuore grande, generoso, sacrificato i miei interessi personali per dedicarmi quanto più possibile al prossimo. Potevo crescere dal punto di vista commerciale nella mia azienda, ma ho sottratto tantissimo tempo e dedicarlo al pubblico, al privato, alla polis. Ma oggi non voglio rinfacciare questo, anzi sono una persona più felice di questo mondo, perché questo mi ha reso grande, mi ha reso l'uomo di oggi. L'uomo di oggi è l'uomo che volevo essere da bambino. Quell'uomo che non avrebbe mai fatto marci indietro nel portare avanti i propri pensieri, perché io credo quello che divide l'uomo dall'uomo è la capacità che l'uomo è uomo, non ce ne sono tanti. L'uomo è quello che dice: devo fare questo anche al costo di scottarmi e di farmi male. E io penso che se non ci sono uomini che si comportano in questo modo, come Borsellino, come Falcone, come Della Chiesa, come Salvo d'Acquisto, noi oggi raccontavamo di un'altra Italia, una Italia sicuramente scivolata nel peggio. Per fortuna ci sono questi uomini che hanno dato lustro e hanno pagato a caro prezzo, anche con la vita, il loro estremo sacrificio. Ma se non ci fosse stata una contropartita di questo genere, non ci sarebbe stata l'Italia di oggi. Quindi, ripeto, tutti quanti noi dobbiamo capire che siamo uomini, gli uomini sbagliano, gli uomini che lavorano commettono degli errori, ma appunto voi dovete essere gli arbitri e dovete a quel punto contare gli errori, capire se l'errore è stato fatto in buona fede oppure se l'errore è stato fatto per una questione economica. E questo è il vostro compito. Quindi la politica ha delle colpe, ma gli uomini, i cittadini e gli elettori hanno le loro grandi responsabilità. Oggi, ripeto, bisogna tornare ad essere sovrani, sovrani a casa propria, perché non possiamo più regalare le chiavi di case a persone che ci vogliono sfrattare. Bene, Antonio, effettivamente è molto interessante questo tuo discorso. Vorrei a questo punto immaginare come potresti comportarti come consigliere regionale qualora ti riuscisse di poter accedere fra i consiglieri regionali, in questo caso candidandoti, come hai già anticipato, anzi come abbiamo già anticipato, con forze politiche di centrodestra a sostegno di Fitto. Però tu hai tutto un tuo modo di pensare che sicuramente arricchisce il pensiero del centrodestra. Certo, allora non bisogna perdere proprio di vista, mantenere la barra del timone fermo su quello che è l'avvocatura del territorio. Noi dobbiamo dare al territorio quello che il territorio sa fare meglio.
Allora, noi fino ad oggi abbiamo troppo legato l'economia attraverso dei lacci e lacciuoli che ha frenato il volano dello sviluppo. Abbiamo troppe norme che limitano le capacità del nostro splendido territorio. Immagino pensare ad esempio al raddoppio della linea ferroviaria che c'è tra Foggia e Termoli, che non vede il suo raddoppio per causa degli ambientalisti. Signori, io capisco il discorso dell'ambiente e sono il primo ambientalista. Guai a chi mi tocca un animale e guai a chi deturpa il territorio. Il territorio è una cosa sacra. L'uomo passa, ma la natura resta. Noi siamo ospiti e come ospiti dobbiamo cercare di preservare. Però è anche vero che noi siamo nel XXI secolo e non possiamo mettere a repentaglio la vita dei viaggiatori con un binario unico. Quindi a questo punto bisogna andare oltre questi stereotipi che vengono imposti da determinate lobby di poteri che vogliono soltanto fare degli interessi personali che poi alla fine dell'ambiente non gliene frega un fico secco. Antonio. Allora, questo è per quanto riguarda... Prego. Bene, io vorrei un po' guardare al tuo programma, perché senz'altro hai un programma bellissimo che vorrai presentare. Immaginiamo che riesci ad accedere fra i consiglieri regionali, quindi a indossare questo abito da consigliere regionale. Che cosa faresti anzitutto per il nostro territorio? Bisogna partire dalle infrastrutture, bisogna partire dagli uomini, cercare di educare e nello stesso tempo reperire tutte le risorse che servono per far crescere la nostra terra dal punto di vista infrastrutturale. Però questo è un tema, signori, qui abbiamo un grande problema. Qui abbiamo un grande problema che è una norma che è stata inserita nel 2017 e che non è stata mai messa a punto, non è stata mai resa valida. E la colpa è di tutto l'arco costituzionale politico italiano, specialmente dei nostri, spero dei miei prossimi colleghi, che non hanno voluto o non erano a conoscenza, perché non è da stupirsi che molti parlamentari, molti consiglieri regionali ignorano del tutto dell'esistenza di alcune norme. Però voglio comunque spiegare alla gente che ci sta ascoltando che nel 2017 c'è stata una norma emanata dallo Stato. Io sto parlando del famoso disavanzo regionale. Questo famoso disavanzo regionale dovrebbe essere riempiegato è ridistribuito su tutte le regioni in proporzione al numero dei suoi abitanti. Allora, voi sapete che il sud dell'Italia non riceve la bellezza di questo disavanzo regionale, non riceve la bellezza di circa 85 miliardi di euro, 85 miliardi di euro che vengono trattenuti nelle regioni del nord, mentre a noi ci costringono a stare a linea unica tra Bari e Foggia, che ha causato la morte ad Andria di quelle 58 persone. Allora, quando noi parliamo di economia, noi dobbiamo anche capire che oggi ci sono delle leggi che ci possono spostare dei capitali che possono servire al sud per poter crescere, prosperare in infrastrutture e nel welfare, perché 85 miliardi di euro è una cifra che è destinata alle regioni del sud Italia, ma altri 6 miliardi e mezzo alle infrastrutture del sud Italia. Quindi se noi vogliamo cambiare questa terra che è stata dimenticata dai nostri politici che ci hanno venduti sull'altare della patria, perché questo si tratta, se voi andate ad analizzare bene la costituzione di tutti i posti strategici del paese, parlo dell'Italia, noi vediamo che a capo ci sono gli uomini del sud. Questo perché? Forse perché hanno barattato con come contropartita la loro posizione in cambio di stare zitti sul disavanzo regionale che ci vede perdenti questi soldi che oggi vengono utilizzati nelle regioni del nord. Allora noi dobbiamo unificare la nazione, dobbiamo riappropriarci di quello che è nostro e con quei soldi fare i lavori che servono per far crescere il nostro mezzogiorno d'Italia, in questo caso la nostra Puglia, in questo caso la nostra capitanata, la provincia di Foggia, che è l'ultima delle province della Puglia.
E quindi per far questo abbiamo bisogno di mandare persone all'altezza, persone che sono pronte a lottare e a non vendersi. E sicuramente tu sei una di queste persone, ti vedo molto caricato e questo ci fa piacere anche come Manfredonia TV. Antonio, qualche giorno fa presidente Emiliano ha fatto il suo tour presso l'ospedale di Manfredonia. Ecco, vorrei un tuo parere, sembra che siano state inaugurate nuove strutture, nuovi impianti, vabbè, tutto sta succedendo in questo periodo, strano a dirsi, ma succede giusto in questo periodo, poteva succedere pure prima, però ben venga che succede. Ecco, puoi esprimere un parere su questa situazione, anche perché sappiamo benissimo come l'ospedale di Manfredonia sta a cuore a tutti noi. Ah, vabbè, se parliamo di ospedale di Manfredonia, vabbè, parliamo prima del tour della domanda, voglio rispondere alla tua domanda. È ridicolo vedere Emiliano che fa la prima donna in giro per la provincia di Foggia ad aprire nuovi reparti ospedalieri e a inaugurarli. Io dico sempre una cosa: vi potete mai fidare di una persona che fa questo alla vigilia di elezioni? L'esperienza che il popolo pugliese ha in merito a questo uomo, è di quell'uomo che ha fatto abbattere Punta Perotti addebitando il costo di quel problema a tutti i cittadini della Puglia. È quell'uomo che ha minacciato con dir mafioso un giornalista delle Iene quando gli è andato a chiedere delle nomine dei dirigenti ospedalieri. E io non la dimentico quell'intervista fatta a dir poco criminoso di Emiliano, perché una persona, io cito le parole di Emiliano, quindi non sono parole inventate da Antonio Novelli, sono parole che vengono dalla bocca di un ex magistrato, di un presidente di regione, parole per me uomo vergognose. Non si può rispondere a un giornalista che chiede ad Emiliano delle nomine fatte nell'ambito ospedaliero per chiamata diretta senza attraverso un concorso. A questa domanda Emiliano risponde al giornalista: guarda laggiù, ci sono i carabinieri, guarda, ci sono i carabinieri, e quindi tu non ti devi preoccupare. Ma se laggiù i carabinieri non ci fossero, allora sì che ti dovevi preoccupare. Simili parole Antonio Novelli le ha ascoltate soltanto nei film di mafia. Allora, una persona che ha distrutto, chi l'ha fatto prima di lui, Vendola, poi lui ha proseguito nel lavoro infernale di Vendola nel privare a molti del welfare necessario per poter vivere in modo sereno la propria esistenza. Io parlo delle strutture ospedaliere che sono state portate veramente ad essere decimate e a privare città come Manfredonia e città importanti come San Severo, come Torre Maggiore, come altre città delle proprie strutture. Strutture che necessarie per il fabbisogno di quella gente, e alla fine loro trovano sempre un pretesto, dicono che tante strutture non possono essere mantenute e sono magari in conflitto con le altre. Io invece ribadisco una cosa: le responsabilità e queste strutture che dicono che sono passive, le responsabilità io credo che non vadano ricercate nella struttura, perché la struttura è un qualcosa di inanimato, di fermo, di... è l'uomo che dà animo, valore e corpo alla struttura.
Le responsabilità non sono della inefficienza dell'infrastruttura, ma dell'incapacità dei dirigenti ospedalieri che vengono messi su dalla politica come scambio elettorale. I dirigenti ospedalieri, coloro che devono strutturare il settore, devono avere delle giuste competenze come è giusto che sia, ma questo non avviene. Perché? Perché si deve mettere l'amico che appartiene nel suo stesso partito senza pensare che quell'amico non capisce un bel fico secco di dirigenza ospedaliera. Amori, italiani cari, ma come si può pensare oggi di uscire da una crisi così profonda se noi non riusciamo a capire che vanno messi uomini giusti al posto giusto? Se no, le facoltà universitarie, gli studi, a che cosa servono se poi dobbiamo piazzare l'amico? Come ad esempio la grande cazzata che hanno fatto il Movimento 5 Stelle, mi ricordo quando loro con i loro grandi slogan dicevano noi sceglieremo i nostri collaboratori attraverso un bando nazionale, prenderemo i ragazzi più capaci, i migliori, e poi hanno fatto amico dell'amico, scemo più scemo. No, ragazzi, così non si va da nessuna parte, tant'è vero che poi abbiamo visto come è imploso e come si è trasformato questa accozzaglia di scappati di casa del Movimento 5 Stelle e come stanno riducendo questo paese. Tutto il contrario di tutto. Allora, signori, ritorniamo alla questione reale. Voi, popolo, avete una grande responsabilità, quindi quella della scelta dei vostri candidati che vi devono rappresentare in Regione Puglia. Antonio, visto che sei stato anche abbastanza incisivo nella tua disamina per quel che riguarda l'ospedale di Manfredonia, io vorrei da te anche un parere sulla situazione attuale di Manfredonia. È vero che ciò esula da quello che è l'impegno per la regione, però un riferimento necessario a quella che è la situazione locale va fatto. Bene. Io non mi tiro indietro a una domanda del genere, tant'è vero che mi devo incontrare proprio con Fitto per discutere di due punti fondamentali, ma due punti fondamentali che hanno a che vedere Manfredonia, però anche altri settori, perché alla fine il Consiglio regionale vede la rappresentazione di un'intera area geografica che è la provincia di Foggia. Ripeto, come ho detto, c'è Manfredonia, c'è Torre Maggiore, ci sono altre situazioni. Queste vanno ridiscusse. Ne andrò a ridiscutere con Raffaele Fitto e con il partito che rappresenterò alla prossima tornata elettorale per quanto riguarda la sanità. Una cosa è certa, che dovrà fare delle promesse e io non posso far altro che vigilare su queste promesse e come le farà sull'ambito ospedaliero. Ci sono altre situazioni che la nostra terra si nutre e vive su queste altre situazioni, come la pesca. Bisogna garantire il minimo necessario per la continuità, per far sì che non si chiudono altre aziende, ma cerchiamo perlomeno di salvaguardarle e di mantenerle ancora in vita. Perché il deserto avanza, la povertà fa paura e avanza con il deserto. Evitiamo che i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici vadano via e non possiamo far altro che discutere di questi settori, ma anche quello agricolo. Ragazzi, noi abbiamo un comparto agricolo, ad esempio, che è l'Angue, abbiamo una siccità che avanza e una regione Puglia che non ha fatto nulla. Oggi abbiamo le tecnologie per cercare di migliorare il problema della siccità. I pozzi, rispetto all'anno scorso, parlo nella provincia di Foggia, per gli imprenditori agricoli, si sono dimezzati per portata. Noi abbiamo un sistema acquedotto pugliese, eccellente acqua, ma abbiamo il 70%
di quest'acqua che va dispersa nelle strutture che non sono più in grado di poter trasportare questo bene prezioso che noi ora stiamo sciupando in larga scala attraverso le perdite. Noi dobbiamo vedere anche di ridisegnare questa rete idrica che è fortemente stressata da lavori che non vengono fatti e da una volontà politica che non si muove in questa direzione. Si parla di tutto, ma non si parla di lavoro, non si parla dell'avvocatura del territorio, di quello che gli uomini di quello di cui gli uomini si occupano del loro lavoro. E quindi noi dobbiamo partire proprio da questo, conservare le nostre imprese, e nel conservare le nostre imprese va visionato tutto dall'alto e avere un quadro completo di quello che va fatto sul territorio. Allora bisogna andare al di là degli slogan, delle promesse elettorali, bisogna realmente tirarsi su le maniche, lavorare duramente di pancia a terra e andare avanti per la nostra terra che oggi sta vivendo una situazione di forte crisi. Situazione di forte crisi che vive purtroppo anche la città di Manfredonia, che purtroppo segue un piano di riequilibrio per il bilancio comunale, ma è presto ancora per poter parlare di consesso civico, perché ci vorrà ancora tanto tempo e il lavoro soprattutto della commissione straordinaria che sta sostituendo l'amministrazione civica. Sicuramente tu non metterai da parte anche il tuo impegno politico per una futura Manfredonia. Cosa ti aspetti? Cosa auspichi per questa città? Auspico tutto il bene del mondo per questa città, perché questa è la città che mi ha visto nascere e crescere. È una splendida città, non perché ci sono nato, ma penso che tutti quanti quelli che nascono in una città dicono la stessa cosa. Però Manfredonia, dal punto di vista geografico, è veramente una città fortunata, baciata da tante meraviglie paesaggistiche. Certo, noi abbiamo un problema che vive Manfredonia, ma che lo vivono tutte le città d'Italia. Il problema è economico. Finché ci sarà il pareggio di bilancio in Costituzione, tutte le città soffriranno, perché non ci possiamo indebitare più di quello che noi guadagniamo, rientriamo attraverso la tassazione. Quindi se ci troviamo a vivere una situazione del genere, io dico che la politica ha delle sue grandi responsabilità di amministrazione, non ha saputo vigilare, non ha saputo ottemperare agli impegni presi con la collettività, però dall'altra parte alla fine nessuno può puntare il dito, perché anche la cittadinanza deve fare un grande mea culpa. Io non posso mai dimenticare, nella manifestazione organizzata da me ben 9 anni fa in Piazzale Ferri, dove parlai della sanità locale, dove mettevo in discussione della gestione regionale e della chiusura dei reparti come ostetrice e come ortopedia. E mi ricordo che a quella manifestazione c'erano più di 3.000 persone in piazza che la stavano seguendo. C'era Angelo Riccardi, un paio di consiglieri regionali, c'era la Colomba Mongello, senatrice del PD, e in quel momento si stava parlando appunto di sanità e di ospedale di Manfredonia. Io non lo posso mai dimenticare quella sera d'estate che si erano schierati contro il nostro ospedale tutto l'arco costituzionale che lì era presente, dicendo, specialmente dalle parole di Angelo Riccardi, io recito le parole di Angelo Riccardi in tema di quel contesto, dove disse che le strutture ospedaliere sono da considerare come rami di azienda privata. I rami d'azienda, quelli secchi, vanno tagliati. Ecco, dicevo, ci avviamo verso questa conclusione, questa tra l'altro bella intervista con un candidato nuovo, finalmente, tra l'altro, devo dirlo con tutto...
con tutto il rispetto che nutro nei confronti della tua persona, finalmente abbiamo anche un candidato nuovo, diverso dai soliti candidati che si susseguono da anni, che rappresentano, hanno rappresentato la città, poi nel bene, nel male, sarà l'elettorato a deciderlo. Antonio, dicevo, siamo verso la conclusione, tutti argomenti di un certo interesse, qualificati, quelli che hai espresso, Però ma... voglio concludere per quanto riguarda quella manifestazione di 9 anni fa, perché Certo. quello è un punto fondamentale che la gente che è a casa deve capire le proprie responsabilità, fin dove arrivano le proprie responsabilità, perché quella cosa lì io non l'ho digerita, perché mi sono sentito come una pagliuzza al vento e senza nessun tipo di supporto. Perché a quell'affermazione di Angelo Riccardi, dove diceva che la sanità va considerata come un'azienda privata i cui rami secchi vanno recisi, io a quel punto ho detto no, la sanità è un qualcosa che va oltre a una semplice azienda privata, è un'azienda che ha a che vedere con la... Questo glielo dissi proprio alla piazza intera e mi ricordo che come moderatore lì avevamo quella sera Saverio Serlenga e mi ricordo che intervenì dicendo che la sanità quindi non va considerata come un'azienda privata perché essa serve al popolo, alla salute della gente e non può essere trattata come un'azienda qualsiasi, è un'azienda speciale. Più che altro dissi quella sera ad Angelo, alla senatrice Colomba Mongiello e ad altri e altri partecipanti, dissi che piuttosto se si arriva a un'efficienza di quel determinato settore, la responsabilità è nel ricercare nelle clientele, negli amici degli amici. Quando si nomina un dirigente ospedaliero, bisogna farlo sulla base delle competenze di un uomo che deve rivestire quel ruolo e non sull'appartenenza politica. Allora, se riusciamo a capire questo, possiamo fare tutto. Non ci sono limiti al fare, c'è soltanto da lavorare e da mettere da parte le clientele. Beh, E la questo... responsabilità è negli uomini, perché quella piazza, al termine di quel discorso, erano più di 3.000 persone. A fine discorso, due soli applausi sono venuti, due soli applausi su 3.000 persone. Dove erano quegli uomini, quelle donne che dovevano a quel punto prendermi per mano e portarmi avanti? Perché avevo detto una grande verità, a difesa di un territorio. Dove erano? E quindi, prima di puntare il dito contro una classe dirigente, che noi ci ritroviamo ad avere, bisogna guardarsi allo specchio, perché la politica riflette l'immagine del proprio popolo. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Bene, Antonio, noi credo che a questo punto sia giunto il momento di salutarci, anche perché effettivamente è stata messa tantissima carne a cuocere e quindi Però voglio concludere in un modo ci auguriamo, bellissimo. ma certo. Voglio concludere dicendo una cosa importantissima. Chi lavora sbaglia, tutti quanti noi sbagliamo, però è importante capire i propri errori ed andare avanti, perché il mio motto che viene da quando frequentavo le scuole elementari, che una pagliuzza al vento viene piegata. Ma se siamo tutti uniti insieme, ce la possiamo fare per migliorare il futuro della nostra terra. Beh, certo, l'unione fa la forza, sempre. Antonio, ti ringraziamo per questa intervista, per questa presenza. Lo vogliamo ricordare, Antonio Novelli, 46 anni, artigiano di Manfredonia, che si candida per il Consiglio regionale. Con lui avremo modo ancora di vederci, di chiacchierare, di parlare, di sviscerare
il suo programma. Nel contempo ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie a voi perché questa trasmissione è importantissima per la gente che ci sta ad ascoltare, perché solo l'informazione può rendere liberi gli uomini. Anzi, io vi invito tutti ad ascoltare tutti gli altri candidati che si susseguiranno qui d'ora in poi, perché è importante conoscere e sapere chi sono, cosa vogliono fare. E se ciò che vi dicono sono cose che vi dicono ormai da più di Io ti 2000 anni. aggiungo che l'informazione libera rende liberi gli uomini. L'informazione non libera non libera gli uomini. No. Bene, grazie ancora ad Antonio Novelli e con lui avremo modo di rivederci e di risentirci qui su Manfredonia TV. Noi salutiamo tutti coloro che sono stati attenti per questa ennesima puntata di Piazza del Popolo e rinnoviamo il nostro appuntamento alla prossima occasione. Ciao ciao!